sindaco, Casteldaccia qui non poteva mancare dopo 40 anni, cosa vuol dire questa presenza? Casteldaccia non è mancata 40 anni fa, non può mancare oggi, perché oggi per me è la giornata della memoria. Di quella marcia che fu in quel momento rivoluzionaria, che ricordo che 40 anni fa non è come oggi, che a casa si parla di mafia, a scuola si parla di mafia, in mezzo alla strada si parla di mafia. In quel periodo non si poteva parlare di mafia, è come se la mafia non esistesse, non esisteva. E se parlava con un amministratore pubblico, con un sindaco, diceva: ma qui la mafia non c'è. Oggi abbiamo preso consapevolezza e dobbiamo passare questo testimone. Si è fatto tanto, si deve fare ancora tanto. Dobbiamo passare questo testimone ai nostri ragazzi, come giorno della memoria, ricordando loro che oggi è un mondo diverso. Non significa questo che la mafia è sconfitta, siamo a mezzo. Anzi, la mafia è molto forte, perché si impone adesso all'interno dell'apparato dello Stato, cosa che prima non faceva. E quindi diciamo che il livello deve rimanere sempre molto alto. Ecco perché noi siamo stati e saremo sempre presenti a questa manifestazione. È un comune veramente importante in questo triangolo di cui ancora si parla. Cosa fate praticamente per combattere? La teniamo fuori, non facciamo, noi non parliamo con chi è vicino a questi apparati. Da quando io sono sindaco, ed è nato tanto tempo che lo so, noi abbiamo un livello molto alto rispetto alla mafia e agli affari mafiosi, per cui teniamo sempre il livello di guardia molto molto alto, è questo che bisogna fare. Grazie signor.